Daru piace Hyrule. Ciao a tutti, da Emanuele di Lega Hyrule. Dopo aver analizzato il quarto trailer di Tears of the Kingdom, vogliamo dare uno sguardo all'immagine utilizzata come copertina del gioco. In primo piano, in alto a destra, è presente Link con il braccio verde, vestito con la tunica del campione e collegata alla cintura la fondina con le provette. Se ne possono vedere due più lunghe, sopra, e due più corte, sotto. Queste ultime due potrebbero non essere ancora state riempite, nel senso di ottenute, oppure Link le ha già utilizzate e perciò si sono svuotate, nel senso che si contraggono, si richiudono quando si svuotano. Dato che hanno una forma curvata al centro, potrebbero persino essere otto, a forma di corno, legate a coppie. Comunque sia, la loro funzione è attualmente ignota. La manica destra della tunica è rovinata. Ritengo sia stata bruciata dal rancore quando ha assalito Link, oppure dal braccio magico quando si è innestato, vicende che vediamo avvenire entrambe nel mausoleo sotterraneo. La tunica è bruciata anche nella statua che è stata presente nel corso del Nintendo Live 2022 a inizio ottobre in Giappone. Ma nel trailer la manica non è rovinata. Link osserva Hyrule da un'isola celeste, similmente a una scena del secondo trailer. Riducendo la luminosità e il contrasto dell'immagine, guardate come si vedono meglio le isole nel cielo. Purtroppo non sembrano contenere particolari misteri. Si vedono delle costruzioni, archi e colonnati ormai in rovina. Ma sull'isola più alta, a sinistra, si nota chiaramente un edificio di pietra con un ingresso. È la casa di un Nefelogeta? È il luogo da cui esce Link nel quarto trailer? È un dungeon? Anche questo, al momento, non lo sappiamo ancora. Scendiamo verso Hyrule, perché noteremo alcuni dettagli finora già mai veduti nei trailer. Al centro svetta il castello di Hyrule, tenuto sollevato da terra dal rancore. Alla sua destra è presente il Monte Morte. Mentre nei primi trailer non dava segni di attività vulcanica, qui si nota qualcosa uscire dal cratere. Prima di placare l'ira di Rudania in Breath of the Wild, la cima era sovrastata da un'imponente nube di cenere, ma stavolta non si tratta di lava. Ciò che fuoriesce dal cratere è il rancore. Il fatto che il rancore emerga da sotto il castello può spingere a ritenere che il mausoleo in cui giace la mummia di Ganondorf si trovi sotto al castello, dato che la calamità Ganon è emersa proprio dalle sue profondità. Ciò potrebbe spiegare l'assenza delle torri e dei sacrari Shika. Sotto al castello è presente l'unità di controllo centrale di tutta la tecnologia Shika, diciamo una sorta di server, la quale potrebbe essere stata danneggiata dal rancore a seguito del risveglio di Ganondorf. Potrebbe essere successo che dopo che la calamità Ganon è stata dissipata, la tecnologia si sia disattivata, sia andata in stand-by, perché non percepiva più alcuna minaccia. E ora, danneggiato il server, la tecnologia Shika potrebbe essersi spenta come prima che Link la riattivasse poggiando la tavoletta Shika sulla pietra guida della torre dell'altopiano, e per questo motivo le torri essersi ritirate sottoterra. Che il rancore emerga anche dal vulcano, oltre che da sotto il castello, potrebbe significare che l'intero sottoterra di Hyrule sia stato invaso da esso, per cui chissà in quali altri luoghi potrebbe comparire in questo stesso modo. Un pertugio che raggiunge le profondità della terra è la voragine nei pressi del covo del clan Yiga. Il rancore potrebbe essere emerso anche da qui. In Breath of the Wild, il maestro Koga, capo del clan Yiga, precipita dentro questa buca. Potrebbe darsi che sia stato lui il primo ad avere raggiunto il mausoleo vagando in delle ignote labirintiche grotte sotterranee? Il terzo maggiore dettaglio presente nell'illustrazione è quella che sembra essere una Brobdingnagiana turbinosa colonna di nubi. Questo tornado potrebbe fungere da punto di collegamento tra Hyrule e le isole nel cielo? Ne troviamo vari simili in The Minish Cap, i quali permettono a Link dalla vetta della sorgente turbante di raggiungere il palazzo dell'aria edificato oltre le nuvole. Hidemaru Fujibayashi, direttore di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, ha lavorato anche a The Minish Cap,
E in entrambi questi due ultimi titoli citati, la lama della spada sacra viene spezzata dalla magia oscura e deve, in entrambi i casi, essere riforgiata. Il Minish di Montagna Fusardo è il fabbro che ritempra la spada nobile, la quale poi, infusa delle essenze dei quattro elementi, diviene la quadrispada. Potrebbe avvenire qualcosa di simile alla spada suprema in Tears of the Kingdom? Questo alone giallo potrebbe essere una essenza utile per ricreare la lama della spada suprema? Torniamo al tornado, il quale non sono sicuro si dovrebbe chiamare così, perché la sua forma è a imbuto capovolto. La parte più ampia è in basso anziché in alto. Forse esso serve per proteggere qualcosa che si trova al suo interno. Ma cosa? Dato che il Monte Morte si trova perfettamente a destra del castello, anziché a nord-est come nella mappa di Breath of the Wild, il punto di osservazione è circa questo. Così facendo, sembra che questo vortice di nubi si erga presso il pianoro dei lampi. Si tratta di un dettaglio non di poco conto, perché l'area delle colline è mostrata in ben due trailer. Ma perché quell'area potrebbe essere così importante? Il pianoro dei lampi è un luogo coperto da un temporale costante, che si cheta solo dopo che Link ha completato il sacrario di Toyyasa. Ciò che lega il pianoro dei lampi alle isole nel cielo sono le statue Zonau di draghi ivi presenti, draghi che compaiono nel logo di Tears of the Kingdom e sul portone che Link apre. Le descrizioni di alcune armi elementari di tipo elettrico, come la forca elettrica, ci informano che il loro potere deriva dai fulmini caduti proprio nei pressi del pianoro dei lampi. Ma per il resto conosciamo praticamente nulla, sia di questo luogo e ancor meno del popolo Zonau. L'interno del sacrario di Toyyasa non offre particolari spunti per teorizzare qualcosa, dato che per completarlo occorre solo distruggere con le bombe dei blocchi di pietra. Invece, la missione richiesta per far emergere dal terreno il sacrario di Toyyasa è particolare, perché consiste nel posizionare queste sfere colorate ai piedi delle colonne. La particolarità di queste sfere è che il monaco Toyyasa le definisce spiriti. Dati i tre indizi, ossia la forma di queste quattro sfere, le statue di draghi e il turbine che avvolge il pianoro dei lampi, queste sfere potrebbero avere una qualche relazione con le gocce che circondano il coniglio? È vero, a differenza dei simboli degli antichi saggi, i quali erano diversi l'uno dall'altro, ma perché essi rappresentavano degli elementi, il fuoco, l'acqua, la foresta e così via, le gocce sono rappresentate tutte uguali, ma potrebbero essere raffigurate così per semplificare il messaggio, per fare capire che sono tutte la stessa cosa. Invece, le sfere sono decorate con quattro segni distinti, che somigliano a quelli presenti sul pettorale di Ganondorf in Ocarina of Time, sui sacchetti degli oggetti lasciati dai nemici nel primo Hyrule Warriors, i punti di teletrasporto in Link's Awakening per Nintendo Switch e l'ingresso di alcuni edifici in Spirit Tracks. Ciò non significa però che questi giochi siano legati a Breath of the Wild. Probabilmente si tratta solo di decorazioni così, semplici richiami senza significato. Altre sfere sono utilizzate nelle missioni per far apparire alcuni sacrari, per esempio quelle nei pressi delle statue delle sette paladine Gerudo, le cui decorazioni sono indecifrabili. Non sappiamo se siano prive di significato o se rappresentino le rispettive virtù delle paladine: spirito, abilità, resistenza, sapienza, volo, movimento e delicatezza. E per ora questo è tutto. Fateci sapere che cosa ne pensate voi. Se avete notato qualcos'altro che a noi è sfuggito, lasciate un commento qui sotto al video e mi raccomando, continuate a seguirci. A presto!